questo video andremo ad analizzare un aspetto molto importante nella gestione della cover crop che riguarda la loro terminazione. La terminazione della cover crop è un'operazione molto importante perché dobbiamo rendere il nostro terreno adatto alla coltura principale che andremo a mettere a dimora successivamente, e possiamo dire che la terminazione della cover crop si divide in due grandi famiglie: la terminazione che avviene in modo naturale attraverso il freddo e il gelo invernale, che quindi termina la pianta e saranno piante gelive, piuttosto che invece le terminazioni meccaniche o chimiche che andremo a mettere in opera per preparare il terreno. La terminazione delle cover crop si può ottenere attraverso una terminazione chimica, si utilizzano principi attivi che non sono selettivi e quindi vanno a coprire tutte le piante che abbiamo in campo, che sono le cover crop e anche eventuali infestanti che nel frattempo si sono sviluppate. Andiamo a dirrorare correttamente la nostra coltura e lasciamo poi che il principio attivo faccia il suo effetto. Per quanto riguarda la terminazione meccanica delle cover crop, possiamo distinguere due grandi famiglie di macchine, che sono i rulli e gli erpici. È possibile terminare le cover crop con dei rulli lisci. Nella nostra esperienza abbiamo capito che abbiamo una maggiore efficacia nella nostra rullatura se andiamo ad intervenire in momenti della giornata e anche dell'anno in cui le temperature sono rigide e quindi abbiamo le piante gelate, abbiamo un'azione meccanica molto più efficace nella terminazione della cover. La seconda possibilità prevede l'uso del rullo crimper. Il rullo crimper è un rullo che presenta una lettatura nella parte esterna. La sua azione è tale che durante il passaggio del rullo sulla vegetazione questa viene incisa alla base e allettata e rimane quindi in posizione orizzontale sul terreno. Bisogna porre particolare attenzione al momento di intervento perché questo diventa molto efficace se viene effettuato in un momento avanzato dello stadio di sviluppo, tipicamente intorno alla fioritura. Un'altra caratteristica importante della terminazione con rullo crimper è che siccome, come dicevamo, le piante rimangono allettate con effetto pacciamante, si può procedere immediatamente a una semina su sodo della coltura da reddito successiva. A volte addirittura in cantieri di meccanizzazione che prevedono il rullo nella parte anteriore del trattore e la seminatrice nella parte posteriore. La terminazione può essere effettuata anche attraverso un erbice a dischi che danneggia la parte aerea della pianta ed allontana il suolo dalle radici. Esponendo le radici all'aria andiamo ad azzerare la vitalità della pianta e quindi la terminazione avviene in questo modo. Naturalmente questo effetto sarà più evidente in assenza di piogge.